Andiamo dentro a vedere, dai. Questo lo vedete alla luce, nel senso che una mostra tematica, nel senso ho raccolto una serie di opere ispirate in qualche modo al mare. Non sono tutte del 2014, del 2014 sono queste qua che vedete. Allora, questa qua è ispirata alle alghe marine. Adesso dovrete poi vederla al buio, intanto guardatela così. Questa è ispirata alle diatomee, che sono... Ciao, grazie. Le diatomee sono degli unicellulari che vivono nell'acqua, e se andate a vedere, appunto, anche solo scrivendo su Google diatomee, vi si apre un universo. Io quando ho scoperto questo universo mi sono innamorata, perché hanno delle forme, sono delle opere d'arte viventi. Sono degli elementi che si vedono solo al microscopio, e i ricercatori, per poterle studiare e vedere, mettono dei coloranti artificiali che le rendono luminescenti in qualche modo per poterle vedere. E io quindi ho cercato di realizzare l'effetto luminescente che desse valore alla diatomea. Questo è un anellide marina, che anche questa da vedere al buio. Questo richiama al mare, sono gli spruzzi del mare che è luminescente, e lo vedrete al buio. Invece i due, quello bianco e quello nero, sono ispirati all'anemone di mare, all'interpretazione dell'anemone. Adesso vi mettete qua, osservate i neri e gli aranci e quello lì. Io devo abbassare le serrate. Chi vuoi venire dentro, venga. No, ma dai. Geremia, però devi venire dentro. Dai, forza. Geremia. Allora, io chiudo, poi mi devo. Ah, si viene a fare la... Ma che bravo sto Geremia, però, eh. Geremia è... Geremia fa parte di un'opera. Ah, ecco. La mostra si intitola Trame di incanto, perché comunque il mio intento era quello, come quando i bambini osservano qualche cosa e fanno... Oh, adesso non so se i grandi, qualche grande l'ha fatto. Ok, vai. Deve essere buio totale, non è proprio buio totale. Sì, vabbè, ma... Però si vede. Pronti? Vai. E vai. Ma sono fosforescenti. Come mai spettacolo? Scusa? Come mai brillano così? È perché sono fotoluminescenti. Il materiale che si carica di luce e lo lascia poi andare. Ma quindi un po' diventeranno poi buio. Quindi, cioè... dopo un bel po' diventa tutto buio. Quindi si riaccende la luce, loro si ricaricano. E riprendono la loro che spettacolo. Bellissimo. E questo qui è una cosa, che materiale che tu hai trovato? Sì. Ma che roba. Avete capito? Ecco, fantastico. Questo è la colorazione che ho visto appunto in una serie di foto legate a queste diatomee, che hanno queste colorazioni che non sono naturali, perché sono in realtà trasparenti. Sì, che poi vengono date per essere... Esatto. E quindi bisognava trovare un qualche cosa che mi permettesse di poterla rappresentare. Ma che spettacolo. Quando volete accendo la luce. Sì, accendi pure, grazie. Fantastica. Così che mi facciamo... Tutte queste cose sono assolutamente... Partono sempre comunque da un lavoro sul telaio. Assolutamente. Io non faccio niente che non parta di lì. Dal telaio. Anche le sculture, ad esempio, quella là fa parte di un lavoro che si intitolava Metamorfosi. Erano... quattro donne albero, e l'idea era la trasformazione, cioè il passaggio dalla donna a albero, che non sapevi più quando iniziava l'albero e quando iniziava la donna, dove finiva uno e iniziava l'altro, dove in questo caso quelli che vedete sono rami di salice, dove la trama del tessuto in questo caso è il ramo salice, vero e proprio. Quindi l'ho potato per giorni dividendo i rami per i loro diametri, perché i tessuti devono essere equilibrati, quindi questo ha e questo è quello che vedete, i rami sono fatti di un diametro più o meno uguale, mentre la gorgiera che vedete qua è fatta di rametti sottilissimi, sempre dello stesso fascione di salici, che partono da un tronco così, erano alti non so 3 metri, e ho diviso tagliati in sacchetti a seconda che lavoro qui. Si conservano poi questi parecchio che ce l'hanno? Sì, questi sono del 2009, mi pare. Sì, quindi si conservano poi. Sì,
E quelli, ad esempio, sono delle installazioni, sono stati anche performati. Abbiamo fatto un lavoro con delle ballerine di danza contemporanea che vedete nella foto, che hanno attraverso il corpo reinterpretato. E poi la fotografia ha reso, diciamo, la conclusione di tutto il lavoro. Okay. Che in realtà è un fotomontaggio lì, è un montaggio lì, ce l'hanno proprio addosso loro? Sì, addosso, le hanno performate. Miseria. Queste ballerine avevano queste corazze, diciamo. Ma sì, perché erano come delle corazze. Statuarie. Ma chiaro, poi non potevano muoversi. Questi movimenti del corpo limitati, perché non sono abiti, ma sono delle sculture, volendo da performare. Insomma. E fantastico. È stato un lavoro a tre che abbiamo fatto nel 2009 e poi appunto la fotografia, diciamo, ha chiuso, sì, certo, il documentato il lavoro, esatto. Certo. E reinterpretato, chiaro, sì, sì, perché infatti, è una foto è chiaro, infatti è quello che è una sorta di reinterpretazione del tutto, sì, però è un lavoro collettivo a tre mani. Sì. E ad esempio vedete anche queste che avevo fatto un po' di anni fa, anche queste del 2010, sono delle sculture che ho intitolato Donne in fiore, perché la mia idea era, ho lavorato sulla vita e sulla morte, nel senso che ho lavorato con fiori veri, a rappresentare quindi la natura, questi sono papaveri, vera ma morta, quindi secca. Sì, quindi ogni opera conteneva in sé la vita e la morte. Cioè, questi sono delicatissimi questi, si spezzano subito. Sì. Terribile, quindi quando se ne spezzava una dovevi togliere e rimetterlo, mio Dio, già mi immagino. Purtroppo nel mio lavoro, quando si stacca, non è che lo puoi rifare, devi tornare indietro fino al punto in cui si è sfilato. Rismagliare, diciamo, ritornare. Perché sennò rimane il buco. Non potevi come sfilare magari lo stelo che si era rotto e infilarne un altro dentro? È impossibile. Ti voglio vedere. No, io dico così. No, non si fa, non si fa. Non faccio applicazioni, tutto quello che vedete io ce l'ho nella testa e durante, per quello che ti dico, lo uso come fosse una tavolozza, nel senso che durante io me lo vedo, me lo vedo come fosse un quadro, non so, tridimensionale, non lo applico dopo.